Mi chiamo Rusty Parker. Parker. Potrei vedere il signor Coudert per la copertina di Vanity? È Miss Jackson, la sua assistente che fa le interviste. Aspetti il suo turno, prego. Grazie. E tu che diavolo ci fai qui? Oh, quello che ci fai tu, immagino. Sei stata molto convincente ieri sera. Ma Danny lo sa che sei qui? Beh, io non gliel'ho detto, mettiamola così. Con me andrà su tutte le furie, ma con te... Oddio, quello ti fa pezzi, Rusty. Non è detto che lo sappia. E tu non glielo dirai. No, certo che no. Lasciate stare, ragazze, questo non è un défilé. Quella rossa non è male. No, infatti. D'accordo, Marion. Apri i cancelli. Ci vediamo, Colby. Maureen Martin, prego. Oddio. Fammi gli auguri. Quella ragazza ha davvero una gran bella silhouette. Se solo sapesse camminare. Mai fatto la modella prima d'ora? No, ma in fondo bisogna solo stare ferme, no? Beh, in un certo senso. Oh, è molto grave che non sia una modella. No, anzi, in questo caso lo preferiamo. Ora si sieda e poi si rialzi per un po' di volte. Volevo dire si alzi. Sì, lei è una bella ragazza. Un po' troppo vistosa, se devo essere sincera. La ragazza che cerchiamo deve avere un aspetto ingenuo, dolce. Dopotutto indosserà un vestito da sposa. Chi è la ragazza che era con lei, quella con i capelli rossi? Oh, noi lavoriamo nello stesso... una specie di nightclub a Brooklyn, il Danny McGuire's. Perché? Non è male. Ora provi a farmi un bel sorriso. E cerchi di rilassarsi. Se voi ragazze capiste quanto è importante avere un'aria calma e tranquilla... bei denti. Beh, cerchi di non fare le ore piccole e cominci a sperare. Forse ci faremo vivi. Grazie. Arrivederci. BJ Green. Ho le cuciture dritte. Stai tranquilla, tesoro. Per carità, non fare lo sbaglio che ho fatto io. Non stare mai zitta e non stare mai ferma. Fai la disinvolta. È quello che stanno cercando. Anche se non ti viene spontaneo, sii spumeggiante. Non ti rilassare un attimo e non dire che sei nuova del giro. Anzi, fai capire che hai già fatto la modella. Hai capito? Ma non è vero. Lo so, ma... Parker. Ricordati, vivacità. Gente, come va? Mi chiamo Rusty Parker, è lei Miss Jackson, vero? Ho tanto sentito parlare di lei. Avrà già notato che io sono così vivace, piena di vita, che non riesco assolutamente a star ferma un minuto. Mia nonna diceva che dipende dal fatto che le mie ghiandole funzionano troppo. Ma lei vorrà sapere se ho posato altre volte. Sono un'esperta nel campo, ho lavorato un po' con tutti e ho reclamizzato un po' di tutto, ma in genere gli antistaminici. Sa quella roba? Sornuti, febbri da fieno, sciocchezze del genere. Ho alcune fotografie, se vuole vederle. No, anzi, non le di neppure fuori, mi sento troppo stanca per raccoglierle se per caso dovessero cadere. Fossi in lei però mi farei curare e mi rivolgerei a uno specialista. Curare? Per cosa? Per quelle ghiandole, morirà strozzata un giorno o l'altro. Ma perché non posso essere io la ragazza?